Climate first, prima il clima. È lo slogan che suggeriamo al governo italiano per la presidenza del G20. Il 1° dicembre inizia la presidenza italiana di questo forum mondiale delle principali economie del mondo e il tema del cambiamento climatico, come peraltro ha dichiarato il Premier, ha dichiarato il Ministro degli Esteri, deve essere in cima all'agenda globale. Lo è anche nel Recovery Fund, o meglio nel Next Generation, il programma dell'Unione Europea, ma deve essere questa la sfida globale. Certo, insieme all'uscita dall'emergenza Covid e dal rischio di altre pandemie, insieme all'uscita dalla crisi economica. Ma dalla crisi economica si esce proprio puntando sulla transizione energetica, sul 100% rinnovabili, sulla capacità di avere un'economia all'idrogeno, sulla produzione diffusa di energia, sull'efficienza energetica, sul rifacimento dei sistemi di trasporto e dei sistemi di abitazione e di tutto ciò che ci circonda da un punto di vista delle nostre tecnologie. E poi bioeconomia circolare, digitalizzazione che aiuti la sostenibilità ambientale, una capacità di raggiungere entro il 2030, quindi tra 10 anni, gli obiettivi delle Nazioni Unite. Questo è il tema e la presidenza italiana può e deve dare queste indicazioni. Ecco perché la Fondazione Univerde ha lanciato la campagna Climate First, quindi prima il clima, che è esattamente l'opposto a tutti i sovranismi miopi e addirittura dannosi che con la motivazione di mettere al centro se stessi cercano di nascondere quella che è la vera emergenza. Il pianeta dove viviamo è solo uno. Se una scelta dissennata ci porta a mettere a rischio l'esistenza della specie Homo sapiens, quindi di noi tutti, su questo pianeta insieme a tante altre specie viventi, significa che siamo degli scellerati. Se un sovranismo ci deve essere il sovranismo terrestre, quindi la capacità di governare insieme questo pianeta e quindi l'emergenza climatica, come ci insegnano le recenti drammatiche vicende della Sardegna e di Crotone, ma come ci insegnano anche gli uragani che stanno aumentando come intensità nel Centro America, da ultimo il Guatemala, noi dobbiamo dare una risposta globale a questa emergenza globale. Subito transizione energetica.